è per questo che mi piace più anche perché voi il termine artigiano che non artista. E io faccio quantità innumerevole di concerti, porto il mio lavoro musicale nelle scuole, quindi ci vivo insomma di questo mestiere. Una volta mia figlia, ma era ancora piccola, era elementare, una volta mi ha chiesto: ma quando la maestra mi chiede che lavoro fa tuo papà, cosa devo rispondere? E io sono rimasto... Voglio invecchiare con le tue parole, canto con il pianto dell'innocenza che mi dà. Adesso, qualche tempo dopo, sono andato a prendere la scuola e tornando verso casa mi hanno fermato due ragazzi, mi hanno chiesto l'autografo, mi hanno riconosciuto e mi hanno chiesto l'autografo. E quindi lei è rimasta un po' perplessa, poi mi ha detto: ma questi ti hanno chiesto l'autografo? E dico: sì, io millantando ho detto: guarda, succede spesso nel mio mestiere. E allora da quel momento cantautore è diventata un mestiere, lei almeno sa cosa fa suo padre. C'è una canzone che tu hai dedicato specificatamente a tua figlia? Più di una in realtà, la stessa Perché la vita che ti ho citato prima è divisa in due parti. Una prima parte di una mia vita passata molto letteraria, molto alcolica, e una seconda parte invece molto legata alla nascita di mia figlia. Perché la vita è un gioco di sentieri storti, di problemi gastroenterici per essere migliori. E poi c'è una canzone nel disco Nella prossima vita, nell'ultimo disco Il Santo, che si chiama Dentro questa canzone, ed è, che non conosco, e c'è una parte finale in cui sì, lei è molto presente. Dentro questa canzone c'è una stanza ordinata, c'è un programma alla tele e una figlia assopita, c'è la neve che cade e una notte perfetta. Così spengo la luce e tutto resta com'è. Cosa ritieni che si possa facilmente rinunciare per vivere una vita più sana? Sì, infatti devo dirti che spesso vengo visto come un personaggio un po' strano per il tipo di vita che conduco, ma soprattutto nel momento in cui racconto la mia condizione, le persone si accorgono che io sto bene, ma sto bene, il mio stare bene è comunque il frutto di un percorso sia professionale ma anche autocognitivo, no? In qualche modo, che mi ha portato a 50 anni già ormai da qualche anno, insomma, diciamo 51 anni, però diciamo da 5-6 anni a darmi delle priorità. Capendo e seguendo questo tipo di priorità, io mi trovo a essere una persona tendenzialmente serena, cioè quindi a vivere secondo le mie corde. Ho fatto tante rinunce, però ho rinunciato a volte a situazioni che erano forse più indotte o imposte che non situazioni a cui credevo invece in maniera forte e sincera. Potevo farne a meno e comunque non erano essenziali alla mia condizione di benessere, o anzi a volte addirittura la intaccavano, no? Però è stato un viaggio doloroso, non è stato un viaggio semplice, insomma, sì. È stato un viaggio da cui potevo anche in qualche modo non uscirne, perché poi quando decido di andare a fondo delle cose vado a fondo e vado proprio a fondo. Quindi è lì un viaggio. È un viaggio, è un viaggio che si fa. Però il viaggio della consapevolezza è un viaggio bello ma pericoloso e doloroso, per cui non tutti se la sentono di affrontare questo tipo di viaggio. Devo dire che quando ne esci, se ne esci, non è detto, però quando ne esci probabilmente sei una persona diversa, probabilmente migliore, probabilmente cresciuta, no? Questo ha fatto di me ho capito quali potevano essere le mie priorità per vivere bene. Una pianificazione, metti lì le cose che hai fino ad ora, sta cambiando la tua vita, pianifichi un cambiamento, lo programmi, ma soprattutto rispetti il tempo che ci vuole per raggiungere quel determinato obiettivo che è la serenità. La felicità, secondo me, è un momento effimero, cioè deve essere faticosissimo essere sempre felici. Io ho in mente dei momenti in cui ho detto: in questo momento sono veramente felice, duravano poco,
questa condizione abbastanza continua di serenità e di tranquillità è qualcosa che ho scoperto non da molto e mi godo nella maniera più totale. E ha influenzato nel tempo la qualità dei testi e della produttività? Ha influenzato assolutamente, in maniera straordinaria, sia nell'approccio creativo delle canzoni, per quello che mi riguarda, ma sia soprattutto anche nel lavoro, cioè io lavoro molto meglio e molto di più. Questa serenità mi permette una concentrazione forte sulla mia attività e le cose sono molto migliorate e me ne rendo conto. Okay. Il 25 aprile hai dato un significato particolare al tuo percorso di vita e artistico e hai scritto: 1986, avevo 18 anni, ascolto un concerto alla radio di Tom Waits, mm-hmm. accompagnato dal contrabbasso Greg Cohen. Sì. 33 anni dopo sei sul palco della Clark con Greg Cohen, mm-hmm. che canti Tango Till They're Sore. Sì. Abbiamo il diritto e il dovere di credere nei sogni. Sapresti descrivere l'emozione di quel momento, che hai vissuto in quel momento? Quelle sono emozioni forti. Sì. È stato molto bello perché in qualche modo ho chiuso un cerchio. A me capita in questo periodo di chiudere dei cerchi che si sono aperti da soli sin da quando ero ragazzino. Per me Tom Waits è stato un qualcosa di rivelatorio dal mio punto di vista, cioè è stato quello che mi ha inconsapevolmente lui detto: fai questo mestiere, scrivi delle cose. È una sorta di padre lontano e molto presente. E per cui mi ricordo quel concerto, era al Premio Tenco e si esibiva con il suo contrabbassista, che è anche suo cognato, era suo cognato, Greg Cohen. Ed è stato molto bello perché tutto per una ragione di incontri, di casualità, grazie a una bellissima e bravissima chitarrista jazz che si chiama Eleonora Strino, napoletana, che però vive qui a Torino, lei suonava da tempo con Greg Cohen e allora è nata questa idea, quindi di cantare le canzoni di Tom Waits in Italia, perché Greg sarebbe venuto in Italia per un tour, insieme a Greg Cohen. E quindi puoi immaginarti, insomma, perché io quando ho cantato proprio Tango Till They're Sore, proprio quella canzone lì, io al pianoforte, quella canzone, e quando lui ha cominciato a suonare il contrabbasso, c'era quel suono lì che io, una Madeleine, no? Che ho proprio sentito alla radio in quel momento. Quindi mi sono tuffato in quella emozione molto anche infantile, se vuoi, però no, è bello tornare, sì, sono proprio tornato bambino, no? In quel momento cullato da questa situazione. Una cosa simile, un altro cerchio che ho chiuso, che sto chiudendo, insomma, comunque, è con Giorgio Gaber, perché mia mamma mi portava a vedere gli spettacoli di Gaber quando ero bambino, per cui io avevo quel tipo di tante cose e dopo anche lì 40 anni, non so quanto sia passato, mi trovo a fare Gaber con i musicisti originali di Giorgio Gaber, cioè quelli che hanno accompagnato Gaber per 20 anni, quindi con quei suoni, quelle rievocazioni, quegli arrangiamenti. Ecco, trovarmi in quel tipo di situazioni non è soltanto una produzione artistica, è qualcosa che mi appartiene in maniera totale, per cui io sono molto felice quando sono lì sopra e al tempo stesso questa felicità è una felicità che è un lavoro, quindi io come posso lamentarmi, come posso stare male? No. E quando dici il cerchio si chiude, io lo vedo come un abbraccio. È un grande abbraccio, certo? Cioè, assolutamente, un grande abbraccio. Guarda, io...